Perché i ricchi diventano più ricchi? Perché sono fortunati, perché sfruttano il loro potere, perché hanno fatto delle magagne, perché attraverso gli inciuci o i collegamenti politici. Basta, basta, basta il festival degli alibi, basta il festival delle scuse. Ci sono quelli che hanno ottenuto ricchezze in quel modo lì e spesso vengono anche beccati per questo, ma la maggior parte delle persone che diventano libere finanziariamente o ricche non entrano proprio in queste categorie. E soprattutto basta alibi. Ripartiamo il video. Perché i ricchi diventano più ricchi? Adoro l'intelligenza finanziaria, adoro l'istruzione finanziaria. Mi piace leggere, come ben sai, tantissimi libri. E tra tanti libri che ho letto ce n'è uno che mi ha colpito tantissimo e che mi è piaciuto tantissimo, che si chiama proprio Perché i ricchi diventano più ricchi, di Robert Kiyosaki. Ovviamente ti consiglio di leggerlo, ma in questo video ti spiegherò i punti principali e perché lo devi leggere e perché è fondamentale per te leggerlo. Benvenuti in Valle di Coaching, io sono Mauro Pepe e in questo video parleremo di intelligenza finanziaria, del padre ricco e padre povero di Robert Kiyosaki e di questa recensione di questo libro e perché lo devi comprare, perché è importante per la tua istruzione finanziaria. Ma partiamo da Robert Kiyosaki. È un imprenditore, un investitore e un formatore americano straordinario. La cosa che mi piace di più in lui è che lui è diventato prima libero finanziariamente e ricco e poi ha iniziato a fare il formatore. È partito dalla coerenza. Prima divento bravo a fare qualcosa e poi dopo la spiego. E lui ha scritto nel 97 un libro, Padre ricco, padre povero, che è una pietra miliare dell'intelligenza finanziaria. È un libro fantastico. Poi nel tempo ne ha scritti molti, io ne ho letti vari. Ora è uscito in Italia Perché i ricchi diventano più ricchi, che è un po' come la seconda parte di Padre ricco, padre povero. Il libro l'ho iniziato a leggere più per fiducia verso Kiyosaki che non per il titolo, sinceramente, ma poi nel momento in cui ho iniziato a leggerlo mi ha colpito davvero tanto e ci sono una marea di insegnamenti preziosissimi proprio nella vita quotidiana e soprattutto che tutti dovrebbero imparare. In questo libro parleremo di istruzione finanziaria, ma non quella accademica. La maggior parte dei professori universitari della facoltà di economia non è ricca. Purtroppo l'istruzione tradizionale, e parlo dalle scuole superiori all'università, è costruita, settata per creare operai da era industriale. Caspita, ma l'era industriale è finita tanti anni fa! Io lo so, magari lo sai anche te. Purtroppo l'istruzione non lo sa, o meglio, non so per quale ragione, però continuiamo a formare i nostri ragazzi per l'era industriale, ma l'era industriale è finita. Il mercato del lavoro si è evoluto, è cambiato, le condizioni sono cambiate completamente. E soprattutto nella formazione tradizionale non esiste una formazione finanziaria e non si sviluppa l'intelligenza finanziaria. Robert Kiyosaki spiega le cose in una maniera molto semplice, adatta a tutti, comprensibile da tutti. Lui spiega tutti i concetti attraverso il dualismo tra il padre ricco e il padre povero che lui ha avuto. Lui ha avuto il suo padre naturale che era un accademico, una persona di una cultura fantastica e che gli diceva sempre: studia, trova un buon lavoro e godi del guadagno del tuo stipendio più i benefit fino ad arrivare alla pensione quando ti goderai la pensione. Un po' un concetto abbastanza comune anche in Italia. Ma purtroppo questa cosa non funziona più. Il mercato del lavoro è completamente cambiato, le situazioni sono completamente cambiate. Il padre ricco invece glielo formava su quello che era la vera istruzione finanziaria, quello che era la vera intelligenza finanziaria, focalizzando non tanto sul lavoro, su guadagnare i soldi in base al tempo di lavoro, ma sul concentrarsi sugli asset. Poi lo vedremo dopo questo concetto. Oltre a questo dualismo, c'è la logica dei quattro quadranti. Come vedi dall'immagine, il quadrante D, A, T e I. Il D sarebbe il quadrante dei dipendenti, la A quello dei liberi professionisti o dei piccoli imprenditori, la T quello dei grandi imprenditori con almeno 100 dipendenti, la I quello degli investitori. E lui fa capire, in base al quadrante dove uno si trova, quali sono le convinzioni, qual è il mind setting, quali sono le abitudini di pensiero e quali sono le abitudini di comportamento. Ovviamente, come penso potrai capire facilmente, i quadranti D e A non permettono di diventare ricco, i quadranti T e I ti permettono di diventare ricco. Piccola premessa. Non ci guadagno nulla a fare la recensione di questo libro. Se lo vuoi comprare, e io ti consiglio compralo e leggilo soprattutto, vai su Amazon, lo compri e lo leggi. Ma andiamo a vedere quali sono gli otto concetti principali che troverai in questo libro. Il primo concetto è il mind setting, cioè come funziona il nostro linguaggio, le nostre convinzioni e le nostre abitudini di pensiero per quanto riguarda il benessere finanziario. E ti fa capire il mind setting dei quattro quadranti. 2. La scelta degli insegnanti. Scegli solo gli insegnanti che sono
coerenti. Io sono laureato in ingegneria e dei 30 esami che ho fatto, solo 5 dei professori che ho avuto erano ingegneri e avevano la loro attività come ingegneri. Il resto erano solo professori. I 25 esami fatti solo con i professori erano esami completamente e unicamente teorici. Tutti gli esempi fatti erano esempi didattici, non reali, non realizzabili. Quindi se li portavi nella realtà non funzionavano. Quei 5 esami che ho fatto con i professori che erano davvero coerenti in quello che spiegavano, con esempi reali della loro vita vissuta, dei loro casi veri, dove erano pieni di imprevisti, pieni di errori, pieni di prove e riprove fino ad raggiungere il risultato, quelli sì che mi hanno insegnato qualcosa. Quando vuoi imparare qualcosa, scegli la coerenza nell'insegnante. Vuoi diventare libero finanziariamente? Rivolgiti a chi lo è già. Robert Kiyosaki è molto coerente. Non è come i fuffa coach che ti vendono la soluzione magica, il segreto del successo, cosa del genere. Lui prima ha raggiunto l'obiettivo e poi forma le persone. 3. Devi prendere un linguaggio finanziario. Se vuoi diventare ricco, è fondamentale che inizi a guardare e a prendere il linguaggio della finanza e l'istruzione finanziaria. Senza di questo non si può diventare ricco. 4. Chiediti cosa vuoi davvero da grande. E indifferentemente dall'età, anche io mi chiedo cosa voglio da grande, anche se ho 40 anni. Ma è fondamentale capire che la domanda è rivolta in quale dei 4 quadranti vuoi vivere. Quello del dipendente, quello del professionista, quello dell'imprenditore o quello dell'investitore? Quello che vuoi fare determinerà la tua libertà finanziaria. 5. Le tasse rendono i ricchi ancora più ricchi, perché chi ha una grande competenza sulle tasse riesce a sfruttarle a suo vantaggio. Chi le subisce, come i dipendenti e i liberi professionisti o piccoli imprenditori, le subirà e pagherà molte più tasse agli altri perché non ha la competenza per gestirle bene. 6. Il potere del debito. Le persone povere utilizzano il debito per comprare passività, per comprare beni di utilizzo comune o beni per il proprio tenore di vita, come un'auto o qualsiasi altro bene. Le persone che puntano alla ricchezza o alla libertà finanziaria o che già lo sono, utilizzano il debito per creare degli asset che creano reddito, che creano libertà finanziaria. 7. Il concetto di pagella finanziaria. Quando vai in banca perché hai bisogno di un prestito, la banca non ti chiederà che voto hai preso all'università. Ho preso 110 e lode con bacio accademico e pacca sulla spalla. Se ne fregano proprio. Ti chiedono qual è la tua pagella finanziaria, la tua CRIF, se hai delle proprietà e soprattutto se hai capacità di creare denaro, non dipendente dal tuo tempo lavoro. Le banche investono nei progetti che sanno che hanno un valore importante. 8º insegnamento, l'ho lasciato alla fine, secondo me è il più importante. Bisogna intraprendere un vero apprendimento. Io credo tantissimo nell'istruzione. Purtroppo l'istruzione tradizionale arriva fino a un certo punto, poi si ferma e quasi sempre si ferma alla parte teorica. Se vuoi davvero qualcosa di importante nella tua vita, studia, ma studia cose pratiche. Devi passare dalla consapevolezza che esiste un concetto al sapere teorico, al saper fare, che è la parte più importante dell'apprendimento, il saper fare. E il saper fare avviene attraverso il vero apprendimento, la pratica, affrontare gli errori, superarli, cadere di nuovo, risuperare l'errore. Tutto questo fa la differenza nell'apprendimento vero. Io da questo libro mi porto 3 concetti fondamentali, o meglio, che sono fondamentali per me. Il primo concetto è che i ricchi non lavorano per i soldi, non scambiano il loro tempo per il denaro. Che significa? Che non guadagnano in base a quante ore lavorano, ma sono focalizzati sul creare degli asset che creano denaro, che creano il cash flow, il flusso di cassa. Questo cambio, che per me è un cambio di paradigma, è fondamentale. Non tanto focalizzarsi sul guadagnare più euro all'ora, ma sul costruire degli asset che iniziano a creare denaro. Questa è la grande differenza tra un libero professionista e una persona che diventa libera finanziariamente. Secondo concetto, bisogna diventare molto bravi sulle tasse e sul debito. Sulle tasse per capire quali sono le opportunità che ci sono per pagare meno tasse attraverso gli investimenti e sul debito, come sfruttare il debito per diventare ancora più ricchi o per diventare liberi finanziariamente. Lì bisogna studiare ed è uno dei concetti più importanti che mi porto da questo libro. Terzo concetto, i ricchi sfruttano le crisi e i loro errori per diventare più ricchi.
Perché anche in mezzo alla tempesta sono focalizzati sul trovare le opportunità. Ahimè, nella vita succede sempre questo, che la maggior parte delle opportunità, quelle vere, quelle importanti, quelle che ci fanno fare un salto di qualità straordinario, avvengono durante la crisi. Quindi, durante la crisi o durante i propri errori personali, è lì che dobbiamo focalizzarci sul capire qual è l'opportunità, trovarla, scovarla e poi coglierla al volo. Compra il libro e leggilo. Ne va della tua istruzione finanziaria. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, commentalo, fammi qualsiasi domanda e condividilo. Da parte mia ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!